La campagna referendaria è già partita, anche se la data per la consultazione non è ancora stata fissata. Sabato prossimo a Padova ci saranno i senatori del PD e i comitati che sostengono il sì, presenti molti sindaci e personaggi del mondo accademico ed economico. Il senatore democratico Giorgio Santini ricorda come, con la modifica costituzionale, le regioni virtuose, con i conti a posto, come il Veneto, potrebbero godere di maggiore autonomia. Una delle materie di possibile autonomia regionale può diventare la scuola, quindi anche il numero di insegnanti, tutte le cose che molto spesso vedono anche una difficoltà del Veneto nei confronti del resto del paese. Quindi questa necessità di maggiore autonomia, lo diciamo con molta chiarezza ai nostri cittadini, può essere soddisfatta in maniera forte, in maniera anche più forte di adesso, in maniera positiva, in maniera concreta, attraverso una partecipazione al referendum e un voto positivo del referendum. Siccome poi i voti si saprà se il Veneto ha approvato o non ha approvato il referendum, se il Veneto approva questo referendum, quindi c'è una maggioranza di sì anche in Veneto, questo darà più forza al negoziato già aperto tra la Regione Veneto e lo Stato, perché sarà chiaro che su un'autonomia seria, responsabile e credibile e concreta il Veneto è proprio d'accordo di sostenerla e quindi lo Stato sarà nella condizione di dover tenerne conto in maniera più forte.